Io qui a Palazzo Dogana, l'europarlamentare Mario Furore sta seguendo sin da prima mattina le operazioni di spoglio. È andata molto bene come prima esperienza della vostra lista insieme per la capitanata, una sintesi che poi intendete portare avanti anche per le elezioni del Presidente. Sì, un accordo raggiunto con tutte le forze che attualmente compongono i partiti e le forze politiche con cui governiamo in regione. È stato un esperimento riuscito, siamo in netta discontinuità con l'attuale presidenza, questo mi preme sottolinearlo perché i nostri candidati entrano senza accettare deleghe. Il Movimento 5 Stelle si pone in antitesi a Gatta e soprattutto cercheremo un presidente che sia di sintesi tra tutte le forze progressiste per dare un buon governo alla capitanata, PNRR, transizione ecologica, viabilità, edilizia scolastica, sono tutte tematiche che ci stanno a cuore e che possiamo portare avanti insieme. La vostra candidata, la consigliera sangiovannese Palladino, è al momento seconda della lista insieme per la capitanata, è un ottimo risultato. Dove ha pescato i consensi? Come siete riusciti a portarla così in alto? Abbiamo cercato di raggiungere un accordo con le forze di centrosinistra, avevamo un borsino, diciamo, di nostri elettori che ci consentiva di partire da un'ottima base, abbiamo pescato anche molto dal voto Gargani, con Nunzia, una donna di San Giovanni Rotondo, ma anche tanto tra i Monti Dauni e il Tavoliere. Abbiamo cercato di riunire la provincia portando avanti i temi. Sembrava nelle scorse settimane che per la presidenza, quando si andrà al voto a ottobre oppure all'inizio del prossimo anno, ci fosse già un'indicazione di massima data dal PD intorno al sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti. Adesso, dopo la ricusazione della lista del PD, la situazione è cambiata, potrebbe riaprirsi una discussione, soprattutto dopo appunto l'intesa che avete stretto. Io ho avuto una smentita dal PD circa questo nome, nel senso che cercheremo tutti insieme di trovare il nome che più aggrada tutte le forze politiche che in questo momento governano la regione. Sono sicuro che potremo trovare una valida proposta che possa mettere d'accordo tutti e soprattutto che possa metterci d'accordo sui temi, perché se oggi ci candidiamo alla provincia è per incidere davvero e nel risollevare questo territorio. Il Movimento vorrà avere chiaramente pari dignità nella scelta del candidato presidente, è così, cioè si riuscirà ad ottenere questa pari dignità e che territorio geografico stavolta, non so se in un'ottica di alternanza andrebbe, su che territorio andrebbe incentrata la scelta? Stiamo facendo in realtà una scelta tematica più che territoriale. Il sindaco che ci garantisce di prendere più a cuore i nostri temi sarà quello che da noi verrà sponsorizzato. Quindi è una discussione in cui ci metteremo nei prossimi mesi, anche perché bisogna trovare un accordo e una sintesi con le altre forze politiche, come è giusto che sia, e con le altre forze politiche che hanno garantito insieme a noi questo risultato. Rispetto a quello che è successo al Movimento 5 Stelle a livello nazionale, i forti dissidi interni tra Conte e Di Maio, seguiti alla elezione del Presidente della Repubblica, qual è il punto di vista qui da Foggia della vostra folta pattuglia di parlamentari? Sicuramente doveva essere garantita una stabilità, peccato per non aver potuto garantire un nome diverso, il nome di una donna magari sarebbe stato di grande discontinuità, noi ci abbiamo provato. Purtroppo viviamo anche un momento politico in cui la politica pensa molte volte a battezzare per primo un nome e non a restituire forse al paese la migliore soluzione. Mattarella, dopo tutto, è la migliore soluzione in questo momento. Potevamo gettare il cuore oltre l'ostacolo e cercare una soluzione migliore. Spero che questo avvenga prossimamente. Le critiche che sono state rivolte a Conte, al vostro leader politico, dal ministro Di Maio sulla gestione appunto di questa operazione, quella della Presidenza della Repubblica, le condividete? Ritenete che debba esserci quanto prima una discussione interna al Movimento? È giusto fare una discussione interna, avviene in tutti i partiti, un congresso generale, parlare dove si è sbagliato, i punti nostri di forza, ma è importante anche rimanere uniti. È un periodo complesso, abbiamo soldi dall'Europa da gestire, non credo che all'Italia servano divisioni e soprattutto credo che i partiti politici diventano noiosi quando parlano di se stessi. La gente si allontana poi dalla politica, invece noi dobbiamo dare in questo momento delle risposte. Il mio è sempre stato un invito all'unità e a cercare di regolare sicuramente dei conti interni, ma poi a uscire compatti con una linea che possa far bene poi al paese.
Quindi questo attacco alla leadership di Conte non vi preoccupa? No, assolutamente, bisogna rimanere compatti con Conte, ma anche con Di Maio, tutti devono essere valevoli per raggiungere i nostri obiettivi.